Allora, noi nella seconda serata di Sanremo ci rifugiamo nelle nostre tradizioni popolari. Questo qui me la sono preparata e non è venuta fuori neanche tanto male. Cioè... No, è stato bravissimo. E abbiamo qui con noi una rappresentante delle tradizioni, una ricercatrice, una signora che ha dedicato la sua vita a conoscere, a sapere, ed è la signora Elsa Albonico. Che però noi ci diamo del tu, giusto? Sì, diamoci del tu, e appassionatamente. Anche gli ascoltatori, ciao, okay. Così diamo del tu anche a loro. Benissimo. siamo qui, dunque, è già una nostra vecchia nel senso che conoscenza, nel senso che già ci siamo sentiti l'anno altre scorso. Volte. L'anno scorso ci siamo sentiti un paio di volte, ci ha raccontato un po' di cose curiosissime, e già adesso, mentre ci preparavamo, ci ha raccontato, anche perché ho visto... che tu non è che ti interessi solamente delle zone qui del Comasco, della Lombardia, no, spazi. No. Beh, è chiaro. Spazi in tutte le regioni, ho visto. Ma che... anche perché io, anche per la Radio Svizzera, avevo fatto molte trasmissioni che riguardavano il folklore, se vogliamo, le tradizioni di diverse regioni italiane, o anche di alcuni paesi non italiani. Ma questo, sai, ti dà anche la capacità di cogliere meglio, se tu più conosci, più capisci anche in che cosa sei immerso, anche perché tante volte tu trovi delle analogie in posti lontanissimi. Dici, come mai anche loro hanno ed è bello questo. Io questa sera ho scoperto che io sono veneto, lo sanno tutti ormai, si sente ho abitato tanti anni a Padova e ho scoperto questa sera, mi raccontavi sì. Che a Padova, raccontiamolo. Beh, a Padova, siccome abbiamo parlato del Bacco da Sete e così via, che a Padova, l'Università di Padova, dove vengono conservati ancora adesso tutte le razze pure dei bacchi, non solo italiani. È incredibile. Pure, sì. Anche quello non abbiamo avuto noi, anche la seta abbiamo fatto noi veneti. Avete fatto la seta, si sarebbe potuta fare anche in seguito, anche adesso purtroppo c'è troppo inquinamento e i bacchi non riescono a fare. Beh, ma questa è anche una condizione che si verifica anche in queste zone per quanto riguarda l'inquinamento. Dipende dalla zona dove tu vai, per esempio se ci sono frutteti che sono trattati con pesticidi, ovviamente il bacco non riesce a sopravvivere, non ce la faccio, certo. Ma più che altro non fa più il bozzolo, non riesce a farlo, vero, ma qui anche i gelsi, sì. Come proprio come pianta è difficile trovarli anche no, in momento tu alle volte, perché anche perché poi una volta ce n'erano tantissimi e venivano usati anche per dividere le proprietà, no? Mm-hmm. Molte volte era quello, ma chiaramente una volta ce n'erano tanti perché tutti avevano in qualche modo interesse a avere anche dei bacchi da coltivare, perché i primi soldi che entravano in casa una famiglia contadina erano quelli proprio dalla vendita dei bozzoli. Certo. Ma c'è un detto olgiatese, sì, che dice che a Vulgià i murun fan luga. No, quello è mio olgiatese, caro il mio figlio, dica che a Milan anche i murun fan luga. Ma tu, vedi cos'è il campanilismo di queste di... Mi senti che in sci. Perché te sarà chi? Vedi cosa vuol dire il mio parlare, mi sono nato a Milan. E allora, appunto, è Milan che dicen, a Milan che dicen, a Milan anche i murun fan luga. E come dire che Milano sa trasformare tutto in qualche cosa di estremamente interessante, no? Questo che volevo forse tirar fuori. Tutti che vogliono essere bravi, sì, che da Padova, che là da Milano, poi vengono cacchine. Tite siete due, Io sono olgiatese, ecco, di nascita, brava. Anzi somainese, una volta nasceva in casa. Il separatismo somainese c'è sempre stato. Come una volta, anch'io sono nato in casa, una cosa recente. Semi-recente. Sì, una cosa semi-recente. Una volta si nasceva in casa tutti, non si andava all'ospedale, non era in casa. Veniva lì il dottor Cacciaterra Carlo. No, c'era mia mamma, ha detto che doveva venire levatrice, però io ero abbastanza indipendente, anche prima di nascere. Non ha fatto in tempo ad arrivare, io ero già nata per conto mio. Le rida per lei, stanza, sono arrivata lì. Pesavo anche un bel po', ed era, ma posso anche dire quando, sì. A me non frega niente della mia età, anzi io mi vanto di avere già una certa età. Nel 43 c'era la guerra a Milano e era agosto, si vedevano le fiamme. Persino da noi si vedevano le fiamme. Dei bombardamenti. Sì. Ed era molto caldo, di conseguenza appena nata mi hanno portato giù, perché mio papà aveva un'osteria, trattoria, così, subito in mezzo alla gente, ecco perché mi trovo facilmente in mezzo alla gente. Partita bene. Praticamente ti hanno battezzata, fantastico, bellissimo. Alla Gesù Sumai.
l'isola Sumain. Senti, cioè, io adesso qui. Dopo porta, sì, sì, vai, vai, vai. L'ultima roba incredibile: il mio papà ha avuto a dire col prete, perché io mi chiamo Elsa. E Elsa diceva, non c'era il santo, Sant'Elsa. E allora non voleva che avesse un nome solo. Che mio padre gli ha detto, guarda, voi avete un papa, Leone, ma le sembra un nome da papa, un leone, che è una bestia. Io voglio solo il nome Elsa, basta. E non me ne ha messi altri. Felicissima. Fantastico. Bravissimo papà. Sì. Bravissimo papà. Carattere, carattere. Senti, adesso io ti faccio quattro titoli. Sì. Cantà insieme. Sì. Pan e musica, vestis e svestis. Ca e Gesa, l'ho detto anche bene. Posso aggiungerne un altro? Aggiungine un altro. Donna Lombarda. Donna Lombarda. Manca quel lì. Che però qui non ce l'ho. E, non ce l'ho, non ce l'ha perché sei Stendray. Solo Stendray. Sapevo. La cammina ad Asi. Vabbè. Allora, è Veneto. Arriva dopo. Sono arrivato qua piena. Sì. Ecco. Okay. Allora, no, sai perché? Perché questi sono delle mie raccolte con libro e CD. Mm-hmm. Allora, nei libri sono delle testimonianze che ho raccolto facendo interviste, poi ci sono vecchie foto, foto d'epoca, mm-hmm. d'epoca, e poi ci sono anche parole e musica dei canti che io ho raccolto, perché non voglio essere io la depositaria, solo io di queste cose che ho trovato, sono cose che fanno parte del nostro bagaglio culturale e devono essere divulgate. Scusa, non è che bisogna... Certo. Invece molti vai, no, io ho fatto, lo tengo per me, cosa ti serve? Quando non ci sei più la cosa sparisce, invece no, è bello che la cosa rimanga, no? Senti, poi adesso noi facciamo la parte del nostro amico Piero, che questa sera non c'è, sì. Non so se te lo ricordi, l'altra volta sì. Era lui, in questa sera lo sta sostituendo Antonio. Sei in mezzo di Antoni, due Antoni, Antonio 1, Antonio 2. Antonio da padre, Antonio dal Purcell. Esatto. Il Purcell, sì, brava. E qui praticamente io vedo che tu hai collaborato veramente con... perché allora, scrittrice, sì. Ricercatrice sì. A livello sì. culturale, cantante. Direi, poi ascolteremo anche le tue canzoni. Direi, cioè, aspetta un attimo, ma non tanto cantante dialettale popolare, no, cioè, no. Ma jazz, parliamo sì, di jazz. Sì, 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 per sì, cui sì. Il mio amico Piero ti domanderebbe: Giorgio Azzolini, Gianni Coscia, Stefano Zuffi. Sono tutti dei musicisti con i quali ho collaborato, certo. Ok. Certo. Anche perché. Per cui stiamo parlando con una signora che è nata a Somaino, ma che poi, insomma, voglio dire. Si è mossa, è andata in giro. Okay. No, tu calcola una cosa, che io ho sempre cantato, perché io ho sempre avuto la canzone dentro di me. Penso che da bambina c'era la radio, una volta che non c'era la televisione, no? Allora la radio, e io ho sempre acceso la radio, e sentivo tutte le canzoni napoletane, perché erano molto di... Io le conosco tutte le vecchie canzoni napoletane, mm-hmm. e io cantavo sempre, proprio era una cosa che sentivo. Poi ho iniziato presto anche a seguire lezioni di canto, in modo da poter cantare in maniera decente. dalle basi jazz, come ti sei appassionata invece allora, a un ascolta, discorso? Allora, io sono stata anche sulle navi a cantare, cantavo canzoni internazionali. Hai conosciuto anche via. Silvio? No, per fortuna non sei ha incrociato parte, Silvio. No. Sei da un'altra parte. Sì. No. Qualche anno più di me, lui poi sarà per quello, certo, non per altro, sai, in fondo. Dunque io anche perché te lo ricorderesti se avessi visto. Io ero appunto sulle navi, si faceva un crociero da New York a Nassau e così. Poi quando io ho smesso di andare in giro lì, io ho continuato a cantare, però avevo poi nel frattempo avevo conosciuto un mio ex marito che insomma, non voleva più che io cantassi, una cosa o un'altra. Allora io ho cominciato, poi è stato anche un caso, guarda, mi avevano chiesto, no, non è vero, perché io ho cominciato già anche a scrivere delle canzoni in mm-hmm. dialetto milanese. Mm-hmm. Scrivere i testi, okay. esatto, in dialetto milanese. Autrice. E anche perché non trovavo le canzoni tutte qua che mi piacessero più di tante, erano scritte diverse tra l'altro, frequentavo molto la radio Meneghina, la famiglia Meneghina a Milano, tant'è vero che ho imparato a scrivere il milanese proprio grazie a questo mio interesse. Hai visto? Con la canzone in milanese. Ma una curiosità, sì. Ma lo scrivere in milanese... È molto bello, a me piace, è diverso. Ed è diverso, sì. E poi c'ho bisogno anche dei caratteri con... No, ti spiego una cosa, no, più che altro c'è questo. Basta intendersi con la fonetica, no? Ossia, se io devo dire il faseu, se io sono comasca scrivo la E con la dierisi, con la dierisi. No? In milanese o eu.
alla francese. Alla francese. Però basta che uno lo metta scritto, ma la pronuncia è quella. No, basta intendersi. Purtroppo devo dire che in Lombardia non c'è mai stata questa unificazione della fonetica. Ed è un po' un peccato. A meno che uno dica, vabbè, io conosco tutte e due, se scrivo in milanese scrivo in un modo, scrivo in comasco scrivo in un altro modo. Perché però non tutti. Io mi faccio la domanda sì. che... Per esempio il Parini, sì? So che ha scritto cose anche certo, in dialetto. Certo. E come le ha scritte? Questa è la mia curiosità, che ti ho fatto questa domanda. Sì, proprio guarda, questo. Come anche il Porta, no? Sì. Loro scrivevano col dialetto milanese. Però anche perché allora non c'erano, io parlo di molti anni fa, no? Non c'erano i vocabolari nostri qui delle zone, milanese c'era già. Sì, sì, no? Sì. Esatto. Allora il punto è questo: visto, a me non sembrerebbe neanche giusto eliminare la grafia Milano vuol cedere la sua grafia rispetto alle altre città lombarde? Non penso lo so, proprio. Non credo. Allora si imparano due modi diversi. Secondo me anche quello è il bello, no? Di mantenere. Ma sì, poi nelle tue canzoni sicuramente. Il testo milanese. In milanese, scritto in milanese forse. Sai la cosa buffa? Una volta una signora mi ha detto, ma sa che io ho visto che c'era scritto Cazzoeula, no? E hanno sbagliato. Dico, no signora, l'hanno scritto in milanese, Cazzoeula, sì, in milanese si scrive così. Perché? Vedi che alle volte uno pensa che è giusto il suo momento, calma. È meglio conoscere le cose prima da dire cosa che è giusto o no. Ma io penso che sia un po' una cosa di tutte le regioni, infatti sì, so, certo. il veneziano è completamente diverso come fonetica e anche come scrittura, non so, del padovano più che del trevigiano, più che ogni paese Olgiate ha un dialetto sommaino e ne ha un altro, sì, certo. Vai a Gagino, Migna e via. Allora, a proposito di dialetto, adesso io partirei subito con il primo brano della signora Elsa, sì, che è un po' italiano un po' in dialetto. Un po' italiano, un po' dialetto. Esatto. E si intitola Mauro, io non ho... Io me lo ricordo, lo posso dire io? Sì, certo, certo. Anzi, devi dirlo tu. Si intitola Il muratore. E ti spiego perché ho scelto questo come primo brano. Non dobbiamo dimenticare che gli uomini nostri, di qua, anche da Olgiò, come dicono Olgiò e Olgià, come dicono Somaino, perché Olgiate, Olgiò è più Olgiò, come l'Uratica Civio, no? Che anche lui è chiuso come dialetto. Cioè si aprono andando verso dipende ovest. Dipende dove verso vanno, ovest, sì. Per esempio tu vai al Biolo, tu vai al Bieu, se tu vai verso a Piano Gentile è molto più milanese, per esempio. Infatti io abito da Piano Gentile, mi sento molto ascolta milanese. Ascolta una cosa, sì. Se io dico l'herburin qui, non sanno cosa sia l'herburin. Ma dai! L'herburin che non cos'è? Non mica quella pastina con il prezzemolo. È il prezzemolo. Non lo chiamiamo il prezzemolo. No, ma no. La pastina non c'entra niente. È il prezzemolo. Ma è il prezzemolo, l'herburin. Invece qui si dice il predesegno. Il predesegno. Ma dai. Però prende da di là. No, ti spiego perché prende io... Ma per sentire, il milanese, ecco, vedano, per esempio, anche dicono l'herburin. Perché io sono andato a Mariano Comensa una volta in un'osteria a mangiare, per quello che ti dicevo. Mentre fa, oggi abbiamo... io dovrei dire... Che non, bravo, oggi abbiamo il riso con l'herburin. Allora, ecco, vedi, riso con l'herburin, con il prezzemolo. Con il prezzemolo, per quello che mi è venuto in mente l'herburin, mi è venuto in mente prezzemolo. Vedi che stai diventando internazionale. Ma guarda che noi ci vediamo altre 4-5, io sono un allievo eccezionale. Dopo ti chiedo di tradurmi una parola. Sì. Va bene. Allora, il muratore, e ti dico perché. Perché essendoci tanti nostri muratori e andavano a lavorare all'estero, non dimentichiamolo, certo. Appunto, molti all'estero o anche in Italia o anche a Milano. Ma a Milano era mica il treno come adesso, così andavano via a lunedì, tornavano al sabato sera. Ok. Allora, il muratore. Muratore, vai. La mia mamma, il muratore, la fabbrica al Pugio, ma dell'amore, la fabbrica al Pugio che guarda in piazza per vedere l'amor mio, ma quanto il passa, la fabbrica al Pugio che guarda in corte per vedere l'amor mio andare alla morte. Oh mamma, la mia mamma, si bella,
sì la rosa e mi sulla ramella. Sì, la rosa che accompagna il fiore, e mi sulla ramella ma dell'amore. Sì, la rosa che accompagna il fiore, e mi sulla ramella ma dell'amore. Stanotte il mio giardino è stato aperto, le rose più gentili sono sta rubate, ma se sapessi che resta il mio amore, gli donerei la rosa che è un bel fiore. Ma se sapessi che resta il mio amante, gli donerei le rose tutte quante. Laggiù nell'ortisel c'è un perseghino, e su quel perseghino c'è un uccellino, e il gala appena d'ora è sulla cua, il gala donna bella è minga sua. E il gala appena d'ora è sulla cua, chi gala donna bella è minga sua. Ma qui tu hai svelato una cosa che non va mica bene, eh? Perché? Che schi l'aveva la nonna bella, ma l'era mia la no, sua. No, chi gala donna, no, non è tanto lui, chi gala donna è minga sua, ma scusa, è un detto che nel senso che la donna bella è molto visto, ecco, che è bella, è esatto, patrimonio dell'umanità. Ma più che altro molti tenterebbero di, ecco, di portartela via. Chi gala donna bella, allora il problema è questo, però magari la mantengano anche altri, no? Allora hanno cancellato sì, anche no, ma sì, ma ci sono tutte quante queste riferimenti popolari, se te la mantieni, esatto, te la mantieni. Esatto, vedi. Okay. Ecco. Tu collabori moltissimo, hai sempre collaborato e collabori ancora oggi, sì, con la TV Svizzera, per cui hai anche contatti con l'estero. Anche con le stati non comunitari. Ma comunque il canton. Beh, ma la radio, ma la TV svizzera è una di quelle TV che ha fatto la storia della TV, cioè la TV svizzera. Lo so, sai, un tempo tra l'altro qui era molto vista. Adesso sai quanta gente mi dice: mi spiace che non la posso più vedere perché oramai le antenne. Sì, è vero, verissimo. Sì, il lucchetto si riesce a fare. Però è difficile. Ma io prendo il telegiornale svizzero regolarmente e il meteo svizzero. E il meteo perdo, perché è molto più vicino a noi. Vabbè, il meteo è il meteo, è il meteo della Svizzera. Aspetta, ma non sentiamo quello che dici. Non sentiamo quello che dici. Se tu parli, non sentiamo quello guardi che dici. Con lo smartphone. Parla sì, più sì, forte, scusami. Anche lo guardi, si guarda con lo smartphone. Si guarda con lo smartphone. Ecco. Sono anche un po' sordo. Però. Sì, perché io l'ho sentito cosa ha detto. Sì, okay. Sì. Per cui, l'orecchio per buono. Cui radio della Svizzera in lingua italiana, logicamente. Certo, della Svizzera italiana. E anche per la Rete 1, sempre della Svizzera. Sì, sì, sì. Che stavamo dicendo appunto che purtroppo sono canali che non riusciamo più a vedere noi qui nella zona di confine qui. Eravamo molto affezionati a queste. Poi una volta bisogna anche dire che c'erano molti programmi anche in dialetto, ma che erano molto belli, che piacevano molto. Oramai anche lei è cambiato abbastanza. Chi era? Milano, Milano. Gaffuri che era italiano, ma c'era anche lui, no? Ma io da anni che sì, poi ho fatto esatto. E comunque mi ha dato anche la possibilità a lavorare per loro di fare molte lavori di ricerca in ambito, appunto, come dicevo, non soltanto lombardo ticinese, perché in fin dei conti il Ticino, in particolare non quelli delle vallate più lontane, ha molto in comune con il nostro territorio comasco, assolutamente. Ah beh sì, penso che sia un pezzo d'Italia messo lì. Certo. Allora calcolo una cosa, che visto che dobbiamo poi sentire una canzone che riguarderà il Magnano, no? Il Magnan, sai cos'è il Magnan? Qui, vabbè. Bisogna cominciare dalla BCD. La grappa del Magnan. Ascolta. La grappa è la testa, ho capito, sì, questo lo so. Il Magnan è praticamente lo stagnino. Ah. Oggi non servirebbe perché se una pentola è rotta, anche un po' rovinata,
si abitavia, sarà ancora un po' un altro. Certo. Una volta invece c'era lo stagnino che andava in giro con lo stagno e riparava, le pentole di rame, soprattutto anche, o anche quelle di ghisa, potevano essere, che, e andava in giro. Non è che andava la gente a casa sua, è lui che andava, ma andava anche lontano. Allora io il fatto della Svizzera e dell'Italia, io ne ho incontrati proprio in Val Cavarnia, esattamente a Vegna, che è una frazione. Val Cavarnia è confine con la Valcolla. Sì, sì. In Svizzera, e lì proprio era terra dei Magnan, ossia di questa gente che andava a fare questo, andava in giro a fare questo lavoro, andava di solito in due, uno molto giovane che imparava e così aiutava l'altro. Tu pensa che andavano a piedi, no? Fino a Cremona persino, o altre parti, andavano proprio a fare, ad aggiustare, e c'è persino un gergo. C'è un gergo che usavano, un rongin, perché quando si incontravano tra di loro questi ambulanti, questi artigiani ambulanti, si scambiavano delle informazioni. Quella là bisogna tirare sui prezzi, dopo tutta dal bassaggio, che così almeno lei è contenta, va in giro a dirlo a tutti. Quella bisogna servirla bene perché è una chiacchierona, così almeno. Ecco, si davano delle informazioni con il loro gergo, gli altri non lo capivano. E così loro. Sono come i cantastorie che andavano in giro. Ma cantastorie la cantavano super per il loro vantaggio. Io ho il mio amico Piero che ti fa una domanda. Sì, dimmi. Cosa ne penseresti tu di insegnare il dialetto a scuola, nel senso di educare i ragazzi, cioè perché è un fondamento della nostra cultura, di ogni paese. Certo, non è così semplice, perché intanto bisogna avere anche la volontà da parte della scuola di voler avere degli insegnanti. Ah beh, certo. E anche perché non è così semplice, no? Anche perché io ritengo che oltretutto per insegnare bene il dialetto bisogna conoscere molto bene la grammatica italiana, perché è come insegnare una lingua straniera per chi non la sa. Logico. Perché tu devi capire. Beh, e questo sarebbe un arricchimento culturale per i ragazzi, indubbiamente, no? Però a quanto pare non credo, tu non puoi immaginare, non penso, so per esperienza, che sia così sentito, semplice, così sentito da parte della scuola questo interesse. No, a me hanno detto alle volte, ma in fondo adesso serve l'inglese, cosa c'entra? Io posso conoscere l'inglese, posso conoscere il francese, però il dialetto, il mio dialetto fa parte di una mia tradizione, di un mio bagaglio culturale. Io capisco. Ma come ti dicevo prima, mentre andava il tuo brano, che io arrivando da una città come Padova, che era una città, certo, quindi non un paese, era una città, insomma, certo, con un bel numero, poi una città universitaria, per cui con tanto noi lì eravamo ragazzi, vabbè, ma anche tra gli adulti si usa proprio il dialetto come lingua, come lingua proprio per i rapporti interpersonali. Certo. Tu hai anche aggiunto, perché ci sono molti più immigrati. No, non è quello. Non è quello. Sai cos'è? Che qui la gente da contadino è diventato prima operaia, molto in fretta. Ok. No? È sembrato di aver fatto un gradino in su. Poi bisognava andare ancora un po' più in su, e il dialetto invece identificava una classe sociale molto bassa. Ma come mai invece, scusami, e come mai invece, esempio, perché nel Veneto, diciamo nel Veneto in generale, non c'era questo tipo di... Tesoro, i danè, i soldi. E perché c'erano allora? Sì. C'erano allora tanti soldi da parte del popolo. Ah, probabile. Ecco, allora quando tu pensi di poter salire come classe, diciamo dalla classe contadina più in su, perché hai qualche soldo in più, non perché hai un'educazione in più, allora cosa fai? Cerchi di eliminare le cose che ti identificano. Le scarpe rotte, certo, i pantaloni rotti, che poi mi venda lì perché si strasciano apposta. E la lingua intesa come dialetto. E la lingua intesa come carta d'identità, tu appartieni a... Guarda un po' una cosa, strano, a Milano il dialetto veniva parlato dal popolino e dalla nobiltà, verissimo, o dall'alta borghesia. Verissimo. La via di mezzo, no, perché loro dovevano distinguersi, non era più popolino. Certo. Sai, quelli su se ne fregavano. Loro ci tenevano. Ho avuto la fortuna di frequentare la famiglia Meneghina, che veramente era frequentata da gente di un certo ceto sociale, ed è stato un carissimo amico ingegnere che mi ha insegnato con tanta pazienza a scrivere il dialetto, perché facevo di quegli errori tremendi, non capivo, non conoscevo la costruzione del dialetto. Parlarlo è una cosa, scriverlo è totalmente, tu devi riconoscere, certo. Ecco. E allora è lì il fatto, tu potresti proprio anche addirittura mettere vicino, no? Non so, per esempio, io faccio sempre un esempio banale, l'ur in inca,
Lur in in ca. Vedi che io ripeto due volte in. Sì. Il primo, loro, dimmelo in italiano. Loro sono in casa. Oh, il primo che cos'è? Loro sono, è un verbo. Certo. In non è un verbo, un avverbio di luogo. Allora, il verbo in, se tu conosci come si scrive il dialetto, in è scritto con la H, e ecco, se io comincio a scrivere quello lì, il primo, in, in, come ci sono due in? Uno non sa come mai, invece no, uno è il verbo e l'altro... Ma nei dialetti, non solamente quello lombardo, ricorre spesso a questo tipo di... Ma oltretutto c'è una cosa, nel dialetto c'è spesso una ripetizione del, come si dice, del pronome. Del pronome. Le, la, ga. Noi diciamo lei, a... Non diciamo lei ha. Cos'è un rafforzativo? Rafforzativo, però in dialetto ci vuole. Le la ga. Sì, 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 non altrimenti funziona. Non rende. Certo. Le ga, cosa vuol dire le ga? Vuol sì. dire le gare. Le gare, certo. Ma, sì, non c'è... ma devi capirlo però. Ecco perché è appunto per quello che ti dico, che probabilmente insegnandolo ai ragazzi capirebbero anche come funziona l'italiano poi alla fine, non il dialetto. Come ti dico, devi conoscere bene la grammatica per poter leggere e scrivere bene il dialetto, perché poi non è difficile una volta che capisci. Ma no, mi ha acceso una cosa. Una lampadina. Come perché Ecabeta, il fatto dell'appartenenza. Sì? Dell'appartenenza a una cultura, un'appartenenza. Io ho l'esperienza dei miei nipoti che non sono qui, ma vivono in Spagna, in Galizia, e loro hanno imparato a parlare galiziano e per loro è un'appartenenza. E parlare il galiziano e non il castigliano è un'appartenenza, cosa che in fondo è come se fosse un dialetto, tra virgolette. Certo. Anche se poi è riconosciuto legalmente, ma è un dialetto. È come... Qui è come i nostri vicini svizzeri, che loro parlano dialetto e sono un'appartenenza. Ma perché si devono distinguere ovviamente dagli svizzeri tedeschi, dagli altri cantoni. Chiaro, ma l'appartenenza vuol dire essere in una comunità. Ma non solo, ma perché l'appartenenza è data la lingua, come mangi, come ti rapporti con gli altri, da un sacco di cose. Elsa, ci racconti il secondo brano? Sì, certo, il secondo brano, ecco appunto che parlavo del Magnan, che era proprio questo. Okay. Che non è quello che è conosciuto da molti, no? Donne che il Magnan, è un altro che è proprio raccolto dalla viva voce di Celestino, si chiamava, non ricordo ancora, che faceva un Magnan. Ma alle Ravunchme Magnan? Eh? Alle Ravunchme Magnan? No. Perché te dice Vunch? È perché a Milano, come no, dici? No, nel mio Vunch. Perché il Magnan è sporco di nero, ma non usa cose unte. Ma a Milano, da me, la mia nonna mi diceva... Ta se cunscià, magari. Ta se cunscià come un Magnan. Ta se Vunch me Magnan. Ma è ta se cunscià come un Magnan. E poi vorrei farti notare... sporco. E poi vorrei farti notare che mio suocero si chiamava Celestino, per cui, per favore, non offendiamo il Magnan e i Celestini. Vai col brano. Donne, donne, pignatta da sustagna. Si che le rota e la riparà. Oh, donne belle, il Magnan si le rifà. Si che le rota e la riparà. Oh, donne belle, il Magnan si le rifà. Per le sposine belle abbiamo stagno sopraffino. Stagna la sua pignatta pure a meno di un quattrino. Tre volte che ci diam, pignatte noi stagniam, per quelli che lo sente gli conviene allora gridar che ci magna. Per le vedove arrabbiate troppo ardente il nostro fuoco, per le sue gran pignatte il nostro stagno troppo poco. Tre volte che ci diam, pignatte noi stagniam, per quelli che lo sente gli conviene allora gridar che ci magna. Per le vecchie brontolone, tre colpi in fretta, stagnan la sua pignatta, sia la larga sia la stretta. Tre volte che ci diam, pignatte noi stagnam, per quelli che lo sente gli conviene allora gridar che ci magna. Per quelli che lo sente gli conviene allora gridar che ci magna. E
che chi il magnan. Eh sì, con il loro grido si facevano sentire, non c'era mica bisogno di fare pubblicità, sai, se la facevano loro la pubblicità. È fantastico, invece adesso ho visto che nei mercati ci sono, che è una cosa anche quella abbastanza antica, gli arrotini. Ecco, che... allora vedi, così hai anticipato il brano che vedi? Va dopo, e questo qui invece, tu pensa che io avevo intervistato un arrotino, come si chiama in dialetto l'arrotino? Ah, questo non so dire. Muletta. Muletta. Infatti, ecco, muletta o muletta. Ma allora guarda, Milano più aperto, muletta. C'era il mercato da Piano Gentile, sì, perché è martedì muletta. Mattina, e che era lì, è proprio scritto sul furgoncino, muletta. Il muletta. Ecco, esatto, noi diciamo muletta, col più chiuso, il milanese muletta. 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 Ma io, a me sembra, mi viene più facile il milanese, perché noi veneti abbiamo tutte quante le vocali aperte. Esatto. Che viene dalla mola che ecco, loro avevano. Sì, perché poi ecco, questo aveva praticamente una bicicletta, sì. Ma non era una bicicletta, era una ruota da bicicletta che serviva, perché poi il carretto era a mano. E anche quello andava, tu pensa che mi raccontava questo arrotino, lui da Caspoggio Valtellina andava a piedi fino a Genova. Mamma mia! Genova, ma ci metteva giorni o fino giorni, a Torino, certo. Ma stava in giro, sì, stava in giro, casa. No, ogni paese praticamente prestava il poi, suo in servizio. Svizzera gli facevano pagare una tassa per poter lavorare in Svizzera, e dice, quando mi prendevano i gendarmi, se c'è da pagare pagavo, tanto ora che ero fuori ne ero già fanci da ne più, se da quel che pagava. E così andava e dice, al mattino, e dormivano addirittura nei portici sotto i portoni, mm-hmm. No? Al mattino come era buona la zuppa di pesce, al mattino mangiava ed era così buona al mattino. La zuppa di pesce al mattino? Vabbè, alla sera troppo morti. Era fame, era buonissima. Guarda, era una persona meravigliosa, io me lo ricordo ancora, e questo è un altro nome stranissimo, Isidoro. Perché Isidoro. Io ho fortuna buona memoria, ma sai che ci sono dei personaggi che io ce li ho in mente come se fossero qua adesso. Mi ricordo la sua casa, con dietro alla porta c'era la moglie, era morta, aveva ancora la sua corona appesa, e uscusa, che una donna, scusa, una volta le donne, grembiule si mettevano, incredibile. Ti faccio vedere che se voglio, ragazzi. Ecco, qualcosa. Invece in dialetto metodo è attraversa. Traversa, sì. Ecco, perché si metteva attraverso. Sì, attraverso, bravissimo. Ecco, vedi che però io, tutto ritornando sempre al discorso dell'educazione, dell'educazione, sì, dei ragazzi e della scuola, il dialetto ti dà anche l'opportunità di capire per quale motivo gli veniva detto così, esatto. Oppure, ma è ovvio, questo, esatto. E ti fa capire anche tante consuetudini che ci sono ancora adesso, magari non capisci perché una cosa viene detta così piuttosto che un altro, ma dietro c'è sempre un perché. Ma io sai che tante volte io penso al dialetto per parlare bene in italiano? Sì, poi si ragiona in maniera diversa con il dialetto, ti sembra, se tu stai attento, se tu pensi in dialetto hai qualcosa che ti viene da qua, proprio da dentro, no? Uh-huh. L'altro invece è più una cosa costruita, perché viene, certo, poi con lo studio, certo, capisci? Ma chi ha parlato da piccolo dialetto è più una cosa immediata. Sì, verissimo. Ecco. Per cui, ragazzi, parlate il dialetto, che fa bene alla mente, allo spirito e anche alla cultura. Fa bene anche alla mente, per una semplice ragione, perché tu ragioni in maniera diversa e abitui il tuo cervello ad avere, certo, diversi schemi. Ha ragione. È chiaro. Facile per le lingue, allora. Sì, certo, e non è un caso che, proprio ho sentito dire anche dai scienziati, che in India sono molto bravi in informatica, proprio perché loro parlano dialetto, il loro dialetto sempre, oltre all'inglese. Mm. E hanno già una formazione mentale che tu praticamente, noi usiamo delle metodologie diverse. Riescono a modulare. A modulare in maniera, certo, diversa, capisci? Fantastico. Deva sa fa. Ci racconti, sì, anche del terzo brano? Sì, questo qui l'abbiamo detto adesso, che lei è il nostro muletta. Il muletta. Sì, o donne, donne. Abbiamo che pronto muletta. Il muletta? Sì, che l'è pronto. Che schiele più se lung? No, non è tan lung. Anche che schiele le curve. Dopo ne abbiamo altre. Ma senti come parlo, Ma io ho più l'accento ticinese io che comasco. No, la mia vera. No, la mia vera. No, devi dire azione. Vabbè. Azione, sì. O donne chi muletta, se capì cultel culè, se capì la pulpesetta, che taglia più per niente, cultel pulpesetta, o don, purtele chi, lughene si muletta, che mola me de mi, lughene si muletta, che mola me de mi. E gira la roda, la gira la roda, la va, gira, giù anche l'insira, ma la roda la stenta girà.
le lanze in re, e mai più la romanza, cinghei da stu mestè, le nuti ben saxura, le scelle la cadenda, la roda al sotto tessura, mi cude fa girà, la roda al sotto tessura, mi cude fa girà. E gira la roda, la gira, la roda la va, gira, gira, giù anche vensira, ma la roda la stenta gira. La sente mondo gira, e gira anche la luna, come è tu sante sira, in cerca di fortuna, e mi culme caret, un giro che chiede là. Tu sangue chi muleta, se capite fa giusta. Tu sangue chi muleta, se capite fa giusta. E gira la roda, la gira, la gira la roda la fa. Gira, gira, giù anche rensira, ma la roda la stenta gira. E gira la roda, la gira, la gira la roda la va. Gira, gira, giù anche vensira, ma la roda la stenta gira. Adesso sentiamo Elsa se dico castronerie oppure se hanno un'attendibilità. Stavamo appunto dicendo di quelle che sono le radici del, della lingua, del sì. dialetto, eccetera. Sì. Io stavo dicendo che probabilmente ci sono anche dei motivi storici. Esempio, ti faccio ancora un esempio portandoti l'esempio del mio Veneto. Certo. Siccome la Repubblica di Venezia è stata lungamente, diciamo, dominatrice di diverse zone, anche arrivando fino a Bergamo, anche arrivando in Istria, eccetera, certo. eccetera, probabilmente questa storia le ha dato l'opportunità di mantenere così a lungo la lingua veneziana, la lingua veneta, ed è per quello probabilmente qui in Lombardia c'è stato un susseguirsi veloce di cioè l'italiano. Però ti posso dire questo, guarda un po' il sud, per esempio, nel sud hanno avuto un sacco di dominazioni diverse, sì, però loro lo parlano. Guarda che gira è un meccanismo, allora è un meccanismo proprio legato a, ti sembra strano, ma guarda che alle volte i fattori economici sono quelli che cambiano radicalmente la mentalità, però lasciano dentro dei pregiudizi che quelli non li toglie manco con sì, sì, manco con la tenaglia del dentista. Esatto. Però è anche vero che, esempio, nella nostra cultura musicale, sì? Napoli ha avuto una cosa fondamentale. Perché? Cioè, perché loro anche hanno nella avuto, musica classica, ma nella certo, musica, certo. Ma anche perché la canzone napoletana, perché a parte il fatto che anche autori di importantissimi, anche non so, io sia musicalmente che anche dal punto di vista poetica hanno scritto delle cose stupende, no? Perché in fondo loro credono nella loro cultura. Certo. Loro ci credono. Guarda, io ti posso dire questo, io perché ho amore e interesse per queste cose, se no, se l'avessi dovuto guardare a quelle l'interesse che possono avere qui proprio da noi, mi avrei dovuto smettere non so quanto tempo fa. Io i miei primi tre libri li ho pubblicati con il Corriere Ticino. Questo ti fa capire, no? Certo. Ecco, allora, per quale motivo? Proprio perché questa la cultura vera, io parlo di cultura vera nostra, non è così valorizzata. Guarda che io quando faccio anche dei concerti, spesso sono gente che viene dal sud, che mi vanno a chiedere delle cose e sono più interessate che neanche la gente di qua. Come mai? Perché loro sono abituati a dare valore a quello che è la loro radice. Forse perché sono andati anche fuori all'estero. Ma non è che magari, non so, il Canton Ticino è proprio, da quel punto di vista, è un feudo italiano, cioè italiano dialettale, nel senso che si è arroccato nel discorso del Ticino e ha mantenuto questa identità. No, i cinesi, non dire che loro si sentono italiani, perché il loro dialetto è vicinissimo esatto, con il lombardo, esatto, ma proprio è una loro identità. Sì, sì, dialetto, certo. Una certo. Loro no, no, ma stavo dicendo appunto, loro probabilmente hanno mantenuto quell'identità. Certo. Ma in effetti se un ticinese parla con un italiano, parla in italiano, ma un ticinese con un ticinese parla in dialetto. Dialetto, tu vai anche nella banca, sì, vai di qui, vai di là. Cioè, proprio io ho lavorato qualche anno lì e chi era ticinese e parlava con un ticinese, tra di loro anche problemi tecnici parlavano esclusivamente in dialetto, ma gli veniva in maniera normale, automatica, perché era normale, era normale parlare il dialetto. Guarda, come io ti dico, ho intervistato una signora che mi aveva detto che aveva 100 anni,
esattamente di Bregazzo proprio. Uh-huh. E, mi aveva detto, guarda che quando io ero una bambina, dunque, a scuola, davanti c'erano i fiodisciuri, dopo quelli degli operai e poi i figli dei contadini in fondo. Uh-huh. Questo ti fa capire tutto, certo, no? Le classi, certo, sociali. Allora, noi qui veramente veniva proibito a dire fate parlare italiano, guai se parlano dialetto i bambini, se no non imparano più italiano. E poi che figura fai che non sai parlare? Era proprio visto come una vergogna il parlare il dialetto, capisci? Uh-huh. Non lo sentivano come una propria identità, come una cosa bella, come... Un'identità, no, culturale, no, certo. No, 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 no. Io per fortuna, in fondo, mio papà, avendo una trattoria e così via, c'era la gente che vi parlava dialetto. Parlava in dialetto. Io anche da bambina non parlavo dialetto perché non si doveva parlare, però lo sentivo e mi è rimasto dentro. Certo. Mi è rimasto dentro con tutti i suoi racconti, i suoi ricordi, una cosa o un'altra, e mi sono resa conto che quanto mi ha aiutato nelle mie ricerche, perché io quando vado da una persona che parla dialetto e io parlo dialetto, ci mettiamo lì tranquilli, a proprio agio tutti e due. Ah beh, certo, è un discorso conviviale. Esatto, è molto più facile. Allora, a parte il discorso, adesso noi stiamo parlando, la nostra radio è una radio web per cui arriva in ogni dove, noi, sì, stiamo parlando di paesini qui nei dintorni del, sì, Comasco, eccetera. Al di fuori di queste zone, sì, cioè, quale altra, a quale altro dialetto, quale altra cultura ti ha preso di più oltre a questo, a quella lombarda? Perché lombarda. Beh, un momento. Io ovviamente quella che conosco di più di tutte è la lombarda, ma non solo. Però io quando vado altrove, più che altro, cerco di capire, e scopro anche, per esempio, in Spagna, no, a Alghero, che parlano il catalano, e allora mi sono trovata, ma guarda un po' queste parole uguali alle nostre, oppure quell'altra, ma guarda, ecco, allora è bello sentire anche, riconoscere negli altri qualcosa che è nostro. Certo. No? Perché poi, insomma... E tu dovresti andare in Galizia, ecco, dove per invece di dire ho fame, in spagnolo si dice tengo hambre, si dice ho fame. Ecco. Oppure il maiale non è il cocino, ma è il porco. È il porco. Come si dice qua. Perché la Galizia usano terminologie italiane? È la loro lingua, ma nella loro lingua ci sono tantissime cose. In Galizia siamo verso l'oceano. E sei da lì, dalla Galizia poi trovi il mare e poi devi nuotare fino in America, perciò è proprio sopra il Portogallo. Esattamente. Fino in America è dura, però vabbè. E beh, se ce la fai. Comunque, vedi, l'importante è proprio quello. Io dico sempre che io sono aperta alle altre culture perché conosco bene la mia, certo, e non solo, e non ho paura che nessuno me la porti via. E anzi, più gente diversa incontro, meglio è, perché io mi arricchisco. Ti arricchisci, certo. Sì, sì, non è che mi devo chiudere. Ascoltiamo il tuo quarto brano. Sai, il mio quarto brano, entriamo proprio nel vivo dell'ascolta. Qui è un canto stranissimo, perché i bambini o ragazzi andavano per le case quando si allevava il baco da seta, perché anche da noi era il baco da seta, si allevava e andavano a cantare Ul Cristè, che sarebbe una preghiera, proprio perché... se si ammalavano i bacchi da sete era un grosso guaio. A livello dell'economia, per l'economia del posto, scherzi, certo. E che cavolo. Certo. E allora si cantava questo Cristè. E poi davano una mancia a questi ragazzi quando cantavano questa bellissima, bellissima canzone. L'ascoltiamo, poi facciamo un commento su come viene cantata e suonata. Allora ascoltiamola. Flagelli che al mio buon signore le carni straziate con tanto dolore non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù, ferite quest'alma che causa ne fu. Oh dame se chi a cantare triste, de fam da be.
spine crudeli che al mio buon signore la testa pungete con tanto dolore. Non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù. Ferite quest'alma che causa ne fu. O dansem via cantar a Christe, che fanta ben di cabale. Qui praticamente sei tornata alle origini. Sono tornata alle origini, ho messo insieme le due cose. Ho sentito, sentito. Ritorniamo ai musicisti che scegli per fare le tue esibizioni, che direi sono delle sono dei personaggi. Sì, certo. In genere sì. E tra l'altro dopo sentiremo anche un altro brano, che anche quello che è molto conosciuto, soprattutto nel comasco, che è l'Aranza. L'Aranza, sai cos'è almeno quello? No, la falce, amore bello. Sì, ah, ecco, bravo Fiore. Sì, sì, lo so. Suggerisco così il famiglia brutta figura. No, no, allora, ecco, la falce. L'Aranza, ti spiego perché tu calcoli una cosa, che le brianzoli, no, erano proprio molto bravi ad andare a segare i prati e andavano in giro a fare questo lavoro, ovunque, per esempio anche in Ticino c'erano tantissime persone che, per esempio, boscaioli c'erano di qua o venivano anche dalla Bergamasca, molti italiani, ex italiani che sono adesso in Ticino venivano anche dalla Bergamasca, che erano boscaioli o d'altro, no? C'era l'immigrazione. Non sono solo muratori nel Bergamasco. No, erano tantissimi che avevano proprio anche boscaioli. E non c'erano i transiti. No. E comunque queste qui della Ranza, e anche questo ho voluto farlo con questi musicisti jazz, e tu sentirai poi come anche un canto che poi in fondo proprio popolare, come si può anche rendere molto diverso, molto più moderno. Io trovo che i nostri canti popolari possono avere una veste nuova, pur mantenendo fede a quello che era la tradizione, la melodia e così via. Beh, il pezzo che abbiamo appena sentito in effetti è quello, perché il canto era supportato molto bene, certo, dagli strumenti che sono prettamente jazz. Esatto, appunto, come la cosa che piace molto fare a me. E tutte queste cose qui tu le raccogli andando proprio... Sì, alle volte mi capita anche la fortuna di avere qualcosa, diciamo, di già fatto da altri che ho sentito, ma è raro. Ma molti di questi sono andata io a raccogliermeli proprio. Perché è un lavoro proprio da... Sì, sono stata in giro parecchio, una struzona. Ma una volta che vuoi dire una cosa di mia iniziativa, me l'hanno bruciata. No, l'abbiamo fatto insieme, dai. Non è bruciata. Poi facciamo flick e flock. Ecco. Volevo dire, leggendo poi la tua biografia, ho letto anche che ti sei dedicata anche alla regia. Sì, ho fatto diversi documentari. Cos'è che no? Dimmi cosa non hai fatto, che ci viene più facile. Un sacco di roba che potrei ancora fare adesso. Beh, regia... La regia, ho fatto diversi documentari proprio per la televisione svizzera, legati anche alla tradizione, non solo, ma anche legati alla tradizione. Per esempio, una cosa strana, la storia, non so, le castagne, sono andata a finire fino in... giù in Sicilia, perché c'è un albero, un castagno che ha 2000 anni, e allora così, o anche altre parti, come venivano utilizzate laggiù e su, la seta, per esempio. Sono andata in Calabria per vedere ancora come adesso in alcuni posti si può vedere come si faceva la trattura della seta a mano, e così la famiglia come poteva fare. Pensare che io, nella mia ignoranza, pensavo che in Italia Como fosse proprio il centro unico della produzione della seta. La seta viene dal sud e viene in su.
Non è che poi in un certo momento da qui è andata in giù, no, è da sud che è venuta in su. E poi i cinesi ci e Queenie, portato... Cina l'aveva prima di noi. La Cina, poi è sempre per merito di un veneto che è andato lì, Marco Polo. Comunque il punto è questo, che riguardo alla seta, no, il fatto è questo, che quando qui ne hanno fatto una industria, ecco la differenza. Ah, certo. Questa è la differenza. Beh, qui tutti quanti i grandi. E lì il discorso che qui è cambiata l'economia, è cambiato il modo di rapportarsi alle persone, alla lingua, alla tradizione. E lì in Danè, e mai ho mai capito. E chi in Cile sta più se furb? Non lo so. Ma però devi pensare che fino a un certo punto ci sono stati gli austriaci qua che hanno storicamente hanno impostato, tenuto alla, in riga, tenuto no? in riga. Sì. Ecco. Mentre vi hanno costruito anche il teatro alla Scala, cosa volevi? Vuoi mettere... Ne hanno fatti tante gli austriaci. Anche nel Veneto gli austriaci Sì, però dopo botte lì, ecco. Lì sono stati più cattivi. Comunque il fatto della Cina, di andare in Cina, guarda che sono stati i tessitori purtroppo comaschi che hanno portato giù, hanno lasciato andare le loro maestranze e le macchine e loro di hanno qua imparato. E loro hanno imparato, là gli costava meno il lavoro, però intanto ce l'hanno fregato, ma non che ce l'hanno fregato, hanno fatto bene, tu gli dai la possibilità, è chiaro che loro ne approfittano, è ovvio. Questi qui imparano tutto, ecco. Facciamo il prossimo brano. Andiamo a Aranza? L'aranza. La falce, sì, esatto. Per i non comaschi diciamo che l'aranza è la falce. Stai attento che c'è qualcuno vestito di nero con l'aranza. La triste mietitrice. Qui invece è felice aranza. Va bene. Dai noster campa al pais porten giù i carpie de trifè e de menta de fè in osca pien de fè in quanche passa e profil l'ude tre che glassa nel profil de non spegnisce bu che le da via e che slarga i polmoni e ranza, ranza tutta d'argento lusenta immersa in pra ai fiù la lustra la contenta e ranza, ranza, ranza la turna cala sera la bella profumata la lustra tutti la che sia e col sol che dall'Ave Maria cui campa che comincia a suonare ed in te tutti insieme a cantare e tu so abbi un din che t'enciuna con ti fiu se fan una coruna e sul car che dan su con la forza dalla sente che risponde il muro
ranza, 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 tutta d'argento senta, in me sai tra i fiori, la lustra la contenta, e ranza, 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 la turna cala sera, la bella profumata, la lustra tu. Qui allora abbiamo veramente fatto un bel giro questa sera dal canto popolare, proprio popolare, a queste due variazioni di jazz che sono eccezionali. Gli ultimi due brani, questo e quello di prima, che adesso dimmi il titolo di quello di prima. Il Cristè. No, Quello di prima è Cristè, questo invece è la Ranza. Ah, la Ranza, sì. No. Sì, sì, perché è poca memoria, ma vedo che andando avanti con l'età comincio a parlare. Sì, purtroppo presto. Sei un amico di Alois, devi allenarla. Faccio una cura di. Devo tornare nel vento a parlare in dialetto, così mi alleno. Ecco, appunto. Noi questa sera abbiamo fatto veramente una bellissima chiacchierata con Elsa Albonico, che ci ha promesso comunque di ritornare a trovarci, anche perché ha nella sua mente. Questa signora qui è una signora vulcanica, delle idee, dei progetti, non si ferma mai. Allora, mio figlio, che tanto gli dicevo, ma adesso non glielo dico più, ma avrei in mente di fare Ancamò. Ancamò, esatto. Però glielo dice in dialetto. E perché qualche parola gliel'ho insegnata. Sì, io quando la sento dico ciao Tusa, non dico mai ciao Tusa. Mm-hmm. Bisogna tenere certo, qualcosa, qualche vezzo dialettale. Sì. No, ma è bello. Ma guarda che io, nonostante non sia di qui, per cui la mia cultura è leggermente diversa, anche se ormai vivo qui da 50 anni. Per certo. Cui, però io quando vado, mia suocera parla solo, mia suocera ha 86 anni, 87 uh-huh. anni, e lei parla solo esclusivamente, quando vuole parla anche in italiano, però quando parla così parla in dialetto. È bello. E io, è affascinante, io l'ascolto, mi piace molto sentire parlare. E sai una cosa a proposito della scuola, che comunque ai bambini il dialetto piace molto. Veramente certo. Il suono del dialetto piace moltissimo. E poi c'è una cosa, il dialetto ha delle tronche, anche per quanto riguarda i canti, la musica, avendo molte tronche è anche molto musicale. Certo. E ce ne hai dato una dimostrazione questa sera con i tuoi brani. Ecco. Allora noi ringraziamo moltissimo Elsa. Abbiamo ancora un brano? Perché io guardavo l'orario, ho detto ma... La trasmissione non è finita ancora. Ma non la facciamo finita. Facciamo lo stesso. Sì. Ma tu guarda, che lo usiamo come sigla finale, dai. Ecco. Mandiamo il brano, poi dopo i saluti. Ah, ok, allora mandiamo il brano, che il prossimo brano raccontaci. Visto forse. Che si parla sempre della emigrazione, chi viene qua? Sì. Una volta si cantava anche io voglio andare in America. Mamma mia, dammi 100 lire. No. No. Non è così. No, vabbè. Andai in America, sposar un americano, e addio bell'italiano, non ti vedrò mai più. Baci che mi hai dato, getto sotto ai piedi, vigliacco se non credi, te lo farò sapere. Lo farò sapere e lo farò sentire stasera dopo cena quando si va a dormire. Il sacco che mi hai dato lo getto sotto ai piedi, vigliacco se non credi te lo farò sapere.
lo farò sapere, te lo farò sentire, io ti farò morire dalla soddisfazione, dalla soddisfazione. Morire non mi rincresce, fare come fai pesci, noi moriremo assieme. Sarà finita la nostra gioventù, la gioventù di oggi, tutta scalcinata, la piuma e i sigari di carta per fare uno scarpino. Praticamente hai trasformato canzoni popolari in piccole perle di jazz. Ma più che perle di jazz, direi che sono adattate forse a un gusto un po' diverso, anche per allargare forse il pubblico, che certo. È anche quello, no? Sì, perché sai, uno quando dice ascolta una canzone popolare, sì, ma invece qui c'è uno, sono, certo. Più, sono sofisticate, sono sì, fatte in una maniera. Se vuoi, c'è. Maniera... Qualcuno mi ha anche detto che io ho una voce troppo curata per fare canzone popolare. Io non credo, anche perché io ho trovato delle nostre canzoni popolari che sono delle delizie anche dal punto di vista melodico. Allora c'era gente che cantava bene anche una volta, anche qui che stonava in osteria, ma c'era gente che cantava anche certo, bene. Beh, certo. In osteria della volta si sentiva anche delle belle voci, ah, specialmente esatto. dopo il quarto quinto bicchiere. Sì. Ma dopo passavano un po' la volgarità, esatto. Però onestamente è che a noi, sai cosa c'è? Tu dicevi napoletani, loro hanno saputo valorizzare la loro cultura, noi no. Perché noi non abbiamo avuto, non so, gli Scarlatti, non abbiamo avuto c'entra, cultura popolare, sto parlando di cultura popolare. Abbiamo avuto un Don Dinzetti, però. C'è da dire che comunque nel sud Italia l'uso del mandolino, della chitarra. Che cavolo, dalle nostre parti cominciava a esserci un po'. La fisarmonica comunque è prettamente lombarda. Però no, ma non solo, non credo che francese, sai. Perché abbiamo avuto un'influenza celtica che ci ha rovinato. Fino a un certo punto. Ascolta, io mi ricordo che da bambina mio papà faceva venire sempre qualcuno a suonare lì all'osteria ed era praticamente, non so, che c'era uno col violino, ce n'era un altro con una chitarra. E vedi che sono celti, quel violino, chitarra, tamburello. Tamburello Granò. Tamburello Granò. Napoletano, clarinetto, cominciamo a dare un pochino che però ascolta, ecco perché Somaino, perché pensa alla cosa buffa del 36, io non c'è, però ho visto una Vito Algetese del 36, mio papà siccome faceva alla Natale invitava tutta la frazione, ma neanche 500 per tutte le famiglie andavano lì da lui, no? Stavano lì insieme e praticamente si ballava. Allora c'era un articolo, la vergogna che a Somaino si balla. Il peccato di Somaino, che veramente sulla vita io lo proprio, e mi spiace di non averla tenuta io, le ho ridate indietro alla persona che sa dove è andata a finire.
36. Nel 1936, sì. Era un peccato ballare. Era un peccato ballare. Sì. Manca dopo. Ma solo a Sommaino? No, quel di Olgiate. Ma poi non ti ricordi? Perché di andare anche al cinema di Anna. Anche al cinema di Anna. Sì. Ma perché tu non hai bazzicato sul... Non c'eri quando c'era il... Prevosto, l'ho preso di striscio. Poi diceva anche in chiesa, appunto, chi andava a fare ballare. Non penso che fosse solamente una storia di Olgiate, penso che fosse una storia un po' dei paesi. In modo particolare. Io non sono vecchissimo, però mi ricordo. No, tu sei vecchio. Sei vecchietto, dai, dillo. Vabbè, comunque, dai, stavi dicendo. Come si anda la malora, padoande la malora. Non sono vecchietto, però. I fulmini e le saette me le sono prese anch'io. Tu arrivavi da Milano, pensa a te, voglio dire, eri preso di mira. Te il milanese che arriva. Ho fatto qualche cosa che non doveva essere fatto. Mi ricordo effettivamente che non solamente i miei fulmini. Ma perché vedi, ogni esempio, noi veneti, quando torniamo, che siamo fuori dal Veneto, quando torniamo nel Veneto e beviamo lo spritz che fanno in Veneto, ci si apre un mondo, hai capito? Qui, esempio, fanno lo spritz, però non sanno cos'è lo spritz. Vieni a casa mia, e poi quando ti dicono quanto costa uno spritz nel Veneto, ti metti a piangere. 2,50 euro prendi uno spritz, qui con 2,50 euro ti danno un crodino, forse di quelli. Vedi che è sempre questione dei danesi. Allora, noi adesso chiudiamo questa bellissima chiacchierata, e siccome ci è piaciuto moltissimo, invitiamo la signora Elsa a venire a ritrovarci, che ci fa molto piacere. Con cose nuove. Come? Scusami, infatti il Mauro mi aveva accennato questa cosa qui. Parleremo di contrabbando. Questa qui è una zona. Infatti io, quando sono arrivato qui 50 anni fa, mi ricordo, io abitavo in cima a via Luraschi, si chiamava Condominio dei Fiori, non so se... la prima cosa che ho visto, ero ragazzino, avevo 15-14 anni, un inseguimento della finanza con dei contrabbandieri, e davanti al condominio dove abitavo io c'è stato l'incidente, stecche di sigarette da tutto. Vedi. E io ho detto, ma dove cacchio mi hai portato, papà? Dov'è che mi hai portato? per cui parleremo di queste cose. Ma tu qui. La bricola non l'hai mai portata. Io l'ho fatto una volta sola in vita mia. La bricola è... ho avuto la fortuna. Però ragazzi, adesso ti pesa, un bel tocco di 35 kg. Adesso sulle ti denunciamo, spalle. È andato in prescrizione. Per cui con la signora Elsa parleremo di questo. E probabilmente avremo anche un esperto di cose, contrabbando. Esatto. Ma sarà da quelli che li inseguivano o quelli che erano inseguiti? Quelli che inseguivano. Bene, okay. Invece tu come entri nel discorso? Entro nel discorso perché facendo chiaramente ricerca nella zona, era un argomento fondamentale. Rimaniamo in sospeso. Fondamentale. Ma quanta gente ha fatto la casa col contrabbando? E mi duma la anche industria. Va bene, ok, rimaniamo in sospeso con questa cosa. Poi quando lo faremo non diremo né nomi né riferimenti, solamente cose storiche. Oltretutto io ho intervistato ho intervistato delle persone che oramai tante non ci sono neanche più, ma era il bello anche come, ma non solo, anzi qua non ne ho come lo raccontavano, certo passosissime delle cose veramente. Va bene, mi ricordo un tizio che diceva andiamo a Napoli a bere il caffè con la sua macchina comprata con contrabbando, partivi alla sera come 8:30, andavi a bere a Napoli il caffè, tornavi indietro. Allora noi ci diamo appuntamento con Elsa. Vi sapremo dire il nostro amico Piero, che si occupa di darvi tutte le notizie sui social, vi dirà quando ci sarà questo appuntamento, e avremo ancora qui la signora Elsa per parlare di questo. Bene. Per adesso vi salutiamo. E grazie Antonio. Antonio Elsa, vi salutano tutti quanti. Okay. Un bacione.